Ciao a tutti, sono Spiga98, benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo su TechCraft, siamo sulla puntata... non riesco a parlare come al solito. Siamo nella puntata numero 18, sì, 18. Questa puntata sarà un po' scialla, diciamo, cioè bla 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 bla, avete capito? Nel senso che oggi farò una puntata in cui seguire i vostri consigli, molto semplicemente. Allora, il primo consiglio che mi avete dato è stato quello di, invece che dover andare alla farm a prendere il legno, mi avete consigliato di fare in modo che arrivino, cioè che tutto il legno che la farm produce arrivi a casa in modo automatico. Mi avete consigliato dei tubi, ma io ho qualcosa di meglio. Visto che abbiamo fatto questi macchinari, questi qua, Magma Crucible, insomma quelli da Buildcraft. Ah, grazie. Visto che abbiamo fatto questi macchinari, usiamoli. Come li usiamo? Facendo gli item tesseract. Gli item tesseract sono abbastanza semplici da fare, in quanto ci vuole silver tin e poi il resto è sempre uguale agli altri. Quindi ci serviranno 8 tin, 8 hardened glass che abbiamo, sì. Vediamo se ne abbiamo altri, no. Quindi 8 hardened glass, ok, glass. 8 tin e 2 diamond. Diamond mi sa che non abbiamo. 8 tin e 2 diamond. Come sapete abbiamo la minion stone, perciò in un attimo, oddio, in un attimo lo trasformiamo in diamante. Però ne ho preso troppi, me ne servono solo 2, lol. Vabbè, facciamone 4, dai, a questo punto. 4 diamond non fanno mai male. Benissimo, mettiamo i tin. E poi mettiamo gli hardened glass. Perfetto, per la prima volta non li ho messi al contrario. Ora li mettiamo nel liquid transposer con la molten ender. Spero che non ci sia ancora redstone, perché sennò siamo nella... Che cuola. Ah no, è vero, l'ultima volta abbiamo fatto i tubi, quindi... No, che cosa sto facendo? Ce ne servivano 4 circa. Benissimo. Li facciamo subitissimo. In questo modo poi, vabbè, faremo l'item tesseract e vi faccio vedere come funziona. In pratica comunque l'item tesseract non dovrebbe avere bisogno di... cioè non ha bisogno di energia e non dovrebbe aver bisogno di nessun aggeggio per far uscire i materiali. Perché dovrebbe essere completamente automatico, da quanto mi ricordo, però sappiamo che la mia memoria molte volte mente. Qui ce ne serve altro. Vero? Giusto? Giusto? Sì, ce ne servono altri 4. Aspetta, facciamo così. Benissimo. Ok, mettiamo su Magma Crucible. Uno ce l'ha data, una Tuned Tesseract. Prepariamo il... No, non avevamo preparato mai niente in realtà. Quindi sono 2 silver, 3 tin, pneumatic. Allora, quindi sono 4 iron, 4 glass e 2... 4 iron e 2 redstone. Ci facciamo questi... No. Com'era? Non era giusto così. E mettiamo il glass. Perfetto, abbiamo fatto i due tizi. Poi ci servono 3 tin e 2 silver. In realtà 6 tin e 4 silver. 6 tin e 4 silver. Perfetto. Li mettiamo così. Se non erro, sì. Per la prima volta. Shh, non dirà nessuno. Prepariamo questo, prendiamo anche l'altro che dovrebbe avere, eccolo qui. Aspettate che ho messo, oh, ma ho il mouse messo male, ok, perfetto. Lo mettiamo qui e abbiamo i nostri due item tesseract. Merda, no. Sento dei mob in lontananza, li sento qui. Qui c'è un zombio. Ah, a proposito, ho abbassato il volume perché mi avete consigliato di abbassarlo perché, lol, ho le Cirrus, scusate, che amplificano il rumore, quindi diciamo che non
Non mi ero accorto che avevo il volume leggermente alto. Salute e grazie. Perfetto. Salute e grazie di nuovo. Non mi ricordo cosa dovevo fare. Scusate un attimo. Eccomi qua. Allora, stiamo andando a piazzare l'item tesseract. Se caricasse il chunk. Ok. Vedo che è un po'. Che cosa ho raccolto? Ma che cazzo? Ho raccolto una patata. Scusate un attimo. Ok, ho appena letto nella wiki che possono dropparlo gli zombie. Va bene. Oddio, le patate non danno molto. Sì, cioè, non riempiono molto la barra della fame. Perché è così lento? È lentissimo. Beh, in realtà è più che normale visto che stiamo usando l'energia per usare una cosa. Quindi dovremmo poter distruggere questo senza cattaia. Preso tutto dentro? Sì. Semplicemente non può accettare gli altri direttamente da qui. Dio, mi sento casino. Si sta via lontano. Devo parlare un po' a voce bassa. Perché è tardi. Sto registrando tarda notte, perciò non posso urlare. E quindi niente. Ora ci servirà un filtro. Un filter, scusate. Che dovremo avere, spero. Nel avanzato, sì, la risposta è sì. E senza corrente senza niente, naturalmente. Non c'è bisogno. E poi voglio provare una cosa. Speriamo che funzioni. Se funziona. Ah, aspettate. Proviamo tutto già così. Allora, item tesseract. Voglio provare a vedere se con gli item tesseract è possibile passare gli oggetti e inserirli direttamente dentro un barrel. Tanto i barrel accettano solo il lato sopra, quindi possiamo metterlo così. Resave, facciamo una nuova frequenza, 1, legna, aggiungiamo, facciamo così, tac, e ora vediamo, andiamo qui, dei tubi, no, ci serviranno, probabilmente, e niente, allora, tubi, tubastri, non abbiamo tubi, vabbè, vediamo se fa... Se è possibile continuare senza. Sto morendo di fame, quasi quasi la pianto questa patata. Magari faccio una farm qua dietro, non so. Anzi, qua dietro vorrei conservare lo spazio per un'altra cosa, poi lo vedrete. Allora. Sì, siamo tutti. Dovrebbe creare problemi, però la cover ce la metto stessa. Sento un rumore strano, brutto anzi, direi. E già che ci stiamo, prendo anche un po' di bone meal. E una. Oddio, sta fame. Ah, e tu cosa ci fai qui? Non riesco a pensare. Ok, perfetto. Allora, dicevo, tua fanga. Adesso che ci penso abbiamo anche le mele. Lol, chissà quante ce ne sono. No, non credo che ce ne siano molte perché è un drop abbastanza, come dire, raro. Non mi ricordo cosa devo fare. Ah, sì. No, non mi ricordo. Ah, sì, cover. Una cover. Ne avevo già. Ma dici sul serio? Ci serve una cover. Poi il bone meal, dove è il bone meal? Il bone meal lo tengo qui. E una. Facciamo così. Tac. Due. Non ho intenzione di sprecare materiali più preziosi. E già ci siamo, facciamo una piccola farm. Che ne so.
L'acqua. Mi serve acqua. La pianto qui. Fortuna siamo su una vecchia versione, per cui un solo pezzo di bone meal per piantarla. Lo facciamo soltanto una volta e poi continuiamo la nostra puntata. Dopo la facciamo lei. Allora, filtro. Cosa, già che ci siamo lo provo qui. Allora, questo è quello che stiamo provando. A proposito, sono rimasto ancora in cheating mode. Vabbè, non fa niente. Non ho ancora capito come si può fare a metterlo soltanto per un mondo. Vabbè, poi lo tolgo la cheating. Anzi, la tolgo adesso. No, mi serve ancora qui, in questo mondo, perché mi serve la Nei. Allora, quello che devo provare è questo. Allora, queste sono un po' di prove, un po' delle un po' di prove che stavo facendo prima. La prova che mi serve fare adesso, ops, è un barrel. Ok, allora mettiamo un barrel e mettiamo un po' di legna. Dove sei legna? Ok, e poi mettiamo un item tesseract. Lo mettiamo owner, resave, e facciamo così. Qua in sand. Ok, e ora proviamo se funziona. Sì, funziona, siamo a posto. Perfetto, perfetto. Ora già che ci sono tolgo la cheating mod, se non me lo dimentico. Sì, così. Utility. Ok. Perfetto, adesso che sappiamo che funziona, sono sicuro. Facciamo così. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Cover. Perfetto, perché sennò me la riempie di merda. Anche se è strano, però non fa niente. Corriamo. Ok. Allora, adesso faccio uno screen a questo numero. Magari non così. Così. Tac. Ok, 10, 64 e 40. Allora, 10 stack e 45. Facciamo così. 10 più 45. E poi mettiamo qua queste patate qui. Velocissima. Già che ci siamo, diciamo di uscire su, verso su. Ok, diciamo, metti. No, sicuramente no.
Beh, in realtà dovrebbe essere una cosa interessante. Grazie. Non devo mangiare. Ok. E andiamo a. Anche se non finirò mai di ringraziare quegli zombie stronzi che però mi hanno aiutato. Devo dire la verità, per la prima volta sono serviti a qualcosa. Allora, vediamo qui, 10, 64, 45. La stessa cosa di prima, non sbaglio. Che fine hanno fatto? Facciamo così, mettiamo una cesta provvisoria qui. Sicuramente ecco lì. Poi adesso sistemo il tutto. Lo faccio con voi così vedete un pochino. Allora, come vedete, non sono tutta quella bravura che sembrava avessi. Questa sono dei filtri, non mi ricordo. Tutto questo lì. Innanzitutto voglio vedere.
farm è completa. Adesso è proprio completa. Perché adesso avremo il legno direttamente a casa. Quindi se ci sarà, diciamo, ci sarà il legno, perfetto. Tac. Vediamo un pochino. Dobbiamo vuotare questa cesta piena di melma. Poi l'ultima prova che voglio fare è questa. Adesso le provo a mettere gli alberelli insieme al legno e vedere come li smista. Se li smista bene, perfetto, abbiamo finito. Oddio, che alberi giganti che escono. Allora, come vi ho spiegato un attimo fa, ho intenzione di fare qua una casetta della Buildcraft. E lo faccio subitissimo con voi. Il materiale credo... Sì, credo di usare... Credo che utilizzerò... sarebbe... cosa giusta. Credo che utilizzerò... La... Come ti chiami? Stone bricks, non riesco a parlare. Allora, come avete da notare il fatto che hanno sistemato il bug, bastardo. Quindi adesso ci dà blocchi interi, come vedete. Benissimo. Stone bricks. No, stone bricks no. Cosa possiamo usare? Vediamo un pochino i materiali che esistono nel mondo di bla bla bla. Magari usiamo un legno, no? Basta, usiamo gli stone bricks. Stone bricks. Tac. Scusate un attimo, eccomi qua, scusate. E dicevo, ah sì, che ci servono altri stone bricks. Abbiamo un po' di stone qui, la risposta è sì. Ah, questi me li sono dimenticati. Ops. Facciamo così. Così. Perfetto. Credo ci basti. No, non credo che ci basti. Però. Vabbè. Magari facciamo un po' di vetro. Così, per dare un po' di... La vogliamo veramente qui la casa? Qui dietro. Questo spazio enorme in cui potremmo allargare casa. Ops. Ma sì, tanto non è una cosa molto grande. Cioè, in realtà sì. In realtà ci serve una cosa abbastanza grande, ma forse la... Sì, la facciamo qui da questa parte. Allora, innanzitutto iniziamo a riempire questa. Riempire per modo di dire, perché non riempiremo niente. Mettiamo delle torce per non far spawnare stronzoni. Ok, vediamo un pochino se può spawnare qualcuno. La risposta è... No. Lì no, perlomeno. Ora, chiudiamo tutto all'altezza della casa. Del pavimento, che tra l'altro dobbiamo ancora fare il pavimento della casa. Facciamo così, deve sembrare una montagna, si chiama terraforming, e ci costruiamo una bella casetta dove mettiamo tutti e dico tutti i materiali, i macchinari, scusate, della Buildcraft, e in modo tale che ci venga tutto più semplice, nel senso, il piano di sotto casa lo potremmo utilizzare per cose più importanti per modo di dire. Vorrei avere una casetta per ogni cosa, ecco. Vediamo qui, 12, 64, 47, si sta funzionando. Adesso la prendiamo. Là dobbiamo ancora decidere che pavimento mettere. Diciamo dalla terza puntata. Lol. Allora, benissimo, qui facciamo così. Magari così per allargare un pochino. Sì, sembra naturale. Facciamo così. Oh. Andiamo qua. Se può spawnare qualcuno nelle vicinanze, la risposta è yes. Però la volevo qui. Yes. Magari eliminiamo un po' di queste X qua intorno. Perfetto. Tac. Tac. Come al solito finirò le torce per la mia mania di eliminare i posti di spawn. Però mi hanno un po' stufato gli Zebedeustrus. Avete capito, scommetto. Certo che avete capito. Siete molto intelligenti. E poi aggiungeremo
moltissimissimissimissimissimo, ma moltissimissimissimi, volevo dire, plurale, motori. Voglio tanta 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 corrente. La facciamo la stessa, sì. Un, due, tre, va benissimo. La facciamo dispara. 6, 7, 8. Tu non sei un albero. Grazie. No, ti ringrazio. Quando servi non ti droppi. Quando non servi ti droppi, fuck you. Ops, sto facendo un casino. Grazie. Ok, la finisco, cioè la faccio off camera e ci vediamo a frappè. A frappoco, a frappè. Allora, eccoci qua. Questa è la casetta, molto molto carina. Come vedete, alla fine è fatta grande quanto la casa. Di lunghezza, naturalmente. Di larghezza non lo so, non credo. No, molto molto più piccola. D'altezza l'ho fatta sempre alta 4, compreso il soffitto naturalmente. E naturalmente non mi sono bastati i blocchi di stone bricks, ne ho dovuto cuocere degli altri. E niente, ora sfruttiamo tutto il di roba. A proposito, non so se ve l'ho detto, ma ho cambiato più dell'acqua e della lava, perché stavano avendo dei problemi, boh, non lo so, si erano tipo buggati. Ho detto vabbè, cambiamoli, tanto ce li avevo messo un attimo. E niente, come vedete, lava e acqua hanno il tubo moderno. Tubo moderno. Qua tutto alla grande, funziona tutto alla grande, quindi niente di che. Tra l'altro è fighissimo, vabbè. Ora dobbiamo fare, prima di tutto facciamo altri combustion job. Ecco, ce ne sono 3, 6, 8. Giusto? 3, 6, 8. Ne facciamo un altro paio, perché ho notato che non c'è molta energia, ecco. Cioè, ce n'è molta, però per tutta la casa non basta. Per tutta la casa, compresa la farm. La farm. Non è abbastanza quanto faccio. Tac, tac. Ritiro fino alla roba. In plus. One, two. No, la gravity gun ce la teniamo. Ci potrebbe servire, no? Ok, le mele ce le conserviamo. Cioè, ce le teniamo, volevo dire. Questa qui. Natura, ci mettiamo questo. Ci mettiamo questo e questo. La gravity gun la teniamo qui. Una cosa che non ci serve. Vabbè, teniamo così. Magari possiamo anche equipaggiarla. Benissimo, credo si sia fatto notte. No. Benissimo. Allora, combustion engine. A parte il fatto che mi sa che adesso metterò una tartolina così, giusto per, se ce l'abbiamo ancora naturalmente. Sì, ah, è vero che l'avevo rifatta. Con in pietra, in pietra, scusate, in diamante, la risposta è no. Quasi quasi lo faccio, ma non ne voglia. La mettiamo, boh, la mettiamo qua, no. Basta, la mettiamo lontana da casa innanzitutto. Dai, così non roviniamo. Qui. Sì, non ho portato le ceste. Ce la facciamo subito. Crafting table. Non ci serve. 4. Perfetto. Lo sapete che con la gravity gun, cliccando la C. Oh merda. Conflitto. Ah no, scusate, sto facendo, anzi sto dicendo una cazzata. È un'altra arma, quindi ci tocca fare un'altra crafting table, anche se a casa siamo pieni di crafting table. E facciamo due chest. Ma che cazzo faccio? Una doppia chest, naturalmente. Questa ce la riprendiamo. Piazziamo la chest così e le diciamo parti, però non ha il carburante, che potrebbe il tutto potrebbe essere un problema, però lo risolviamo un attimo. Ma sì, abbiamo molto cose. La risposta è abbastanza. Adesso abbiamo anche il legno che potremmo utilizzare, però non ci interessa a noi. Devo ricordare, tutto dritto, tutto dritto, tutto dritto, tu non mi interessi. Ciao.
Lo metterò qui. No, scusate. Gracias. Benissimo. E diciamo refuel all, così si prende il carburante. E poi diciamo excavate 5, come al solito. Adesso non mi ricordo da che parte gira. Perfetto, ti amo. 3, 4, 5. Sì, va benissimo. Così avremo un pochino di minerali in più. In generale. Perfetto, adesso ci occupiamo di fare altri, non mi ricordo come si chiamano, come stringere, anche se il timer dice che deve scadere il tempo, ma ne aggiungiamo 10 minuti. Ma sì, tanto ho fatto di peggio. Ok. Allora, mettiamo qui questo e questo. Cibo. No, ho sbagliato. Cibo, roba da conservare. Mangiamo. Ci serve un sacco di... Se sbaglio era tipo 11 o 13 a combustion, quindi erano... Sono, non erano, sono 4, 8, 11... Ah, 4, 8, 11, 12 pezzi di ferro. Merda. 12 pezzi di ferro. Allora facciamo così. Ne facciamo due? No. Quasi quasi, usiamo questo oro che tanto non useremo in altro modo. A meno che non dobbiamo fare. Perfetto, così va bene. Rimettiamo a posto quest'oro. Sono due qua. Sono due questi. 12, 24. Quanti ne facciamo? Quanti ne facciamo? Vediamo un po'. Prendo la calcolatrice. Cioè, apro la calcolatrice. Allora, ne facciamo. 6 sono troppi. Vediamo un pochino. No. No, no, no. Allora, così, 74, no, ne ho messi troppi. Allora, così sono 74, no, ce ne sono 72, ok. Quindi questi li possiamo mettere a posto, facciamo così. Poi ci dobbiamo fare 6 pistoni. Ci servono i pistoni, stavolta mi guardo l'oversight, così prendo tutto giusto, quindi... Sono 6x4, 24 pezzi di cobblestone, 18 legno. 18 legno. Mi sono... Quanto ne serviva? LOL. Se, ah, 24. Perfetto. Iniziamo a fare i pistoni. Merda, ce ne ho già un po'. Oh, che cazzo. Ce la posso fare? La risposta è yes. Ma che cazzo sto a fare? L'avevo già preparato qui, scommetto. Ok. Ferro, i tre pezzi di bla bla bla. E qua manca qualcosa. Ah, la redstone. Niente di speciale. Sì, tra un po' devo andare in caverna. A meno che non ci salvi la turtle of fanculos. Perfetto, i pistoni sono a posto. Ora facciamo delle rondelle di stick. Ho sbagliato chest. Quasi quasi ne faccio un sacco, parliamone. Così. E le lascio qui. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 4, 24. E poi le trasformo tutte in iron. Uffa. Benissimo, ora facciamo così. Così. Ho preso un po' di ferro in più o sto sbagliando qualcosa? No, 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 non sto sbagliando niente. Io non sbaglio mai, d'altronde. E un po' di vetro. 6 pezzi di vetro. What the fuck? Ah, giusto, sono un cornutazzo. Non l'ho fatto per due. Azzarola, azzarola. Per fortuna che ho fatto queste. Che non basteranno naturalmente, però dico, almeno le ho fatte. Utilizziamo uno stack di stick. Uno stack di stick. Questo lo togliamo, che sennò ci uso anche quello.
Ma quasi quasi usiamo anche questo, tanto il legno non è più un problema. Quindi gli stick non saranno un problema per un bel po'. Benissimo, abbiamo un po' di rondelle. Loland. Allora, quindi fammi pensare, ne ho fatto tre. Cioè servono altri, sì, no, devo fare sei, devo farne sei di questi, quindi tre li ho già fatti, quindi sei di questi mi servono. Che per 4 fanno 24. Perfetto. Li trasformiamo tutti in cobblestone. Spero di averli incluso. Aspetta, ora lo vediamo. No, mi sa di no. E invece sì. Il vetro. I pistoni. E opla. Ne abbiamo aggiunto 6. Ci prendiamo 4 bozzi di tacketix. Che tra l'altro sono facilissimi da fare. E poi ci prendiamo tutti sti stronzi, no, scherzo. Tutti sti tubozzi. No, bastardo. Ok, finito. E, per prenderli più velocemente basta tenere premuto Shift e allo stesso tempo caricare col tasto destro. Naturalmente avendo in mano una wrench. Una prototype, no, mini wrench. Cioè quella che uso io questa, poi non so se. Se non sbaglio c'era quella della Buildcraft, però non mi ricordo. E questo è il motivo per cui amo la Buildcraft. Sono dei geni, ecco. Ci prendiamo anche l'Aqueous Accumulator. Ci prendiamo questi facendo attenzione perché si spaccano da soli praticamente. Naturalmente è normale che sia più dura da rompere la leva che i motori. Mi dispiace se ho chiuso un attimo il magnete. Perché qua ho perso un tubozzo. Va bene, non lo recupererò mai più. Ma non è niente di speciale. Tac tac. Ah, è già la cosa più importante. Questa mi ricordavo che si spaccava con la wrench, ma non si spacca con la wrench, perciò lo spaccherò con il. Perfetto, su ci. Cioè, quando saliamo su ci saranno due secchiellozzi da qua che dovremmo avere, sì. È notte, quindi facciamo la randa. Per evitare. Oh, senti. Senti coso, intanto ti sposti e poi mi permetti di dormire, grazie. Mettiamo a posto sta merda. Facciamo così. E andiamo a nanna. Aggiungiamo altri 5 minuti alla registration. In questo caso me lo chiedo anch'io, ma perché uso il timer se poi aggiungo sempre minuti? Alla fine non mi serve a niente. Comunque, dettagli. Allora, fatemi pensare come posso sistemarli in modo tale che poi sia semplice collegarli alla casa, naturalmente. Vabbè, adesso piazziamoli innanzitutto. Magari li piazziamo da questa. Piazziamo innanzitutto i motori. Lasciamo uno spazio. Ce ne restano 5. Tac. No, magari questo. 1, 2, 3. No, magari li mettiamo qua. E 5. Togliamo questa torcia. La mettiamo nel muro in alto. Così non disturba. Perfetto, iniziamo subitissimo. Allora, ci mettiamo il redstone così. Shiftiamo. Shishishin non mi ci va, shiftiamo tutto. Bastardo. Qua però non mi piace, ne aggiungerò un paio. Magari off camera, boh. Oh, senti coso, intanto ti giri. Mi piace dire senti coso. Poi mettiamo i tubi. Spero che. No, non ci basteranno mai. Probabilmente. A meno che. Sì. Non ci basteranno mai. Forse sì, dai, dai, dai. Speriamo. Ma se li passassimo così? Sì, va benissimo. E poi dietro passiamo quelli della lava. Iniziamo da qui. Tanto poi dalla lava posso entrarci. No! Vi ho sempre amato, fratelli. Torno subito, voglio fare un pochino di liquidate. E magari anche energy così. A frappè. Ok.
Allora, stavo dicendo, ne ho fatto un bel po', di questi, ne ho fatti un po' anche degli altri, per sicurezza, non si sa mai, tanto sono una cacchiata da fare, e comunque il materiale ce l'abbiamo per adesso. Poi ricordatemi che devo passare, cioè, voi non me lo potete ricordare, però, sono finiti. Mi stavo un po' alterando, ecco, è la parola giusta. La lava, la facciamo entrare da qui, per comodità. Così possiamo sbrenciare. Senti, stronzo, volevo che tu ti mettessi là. Ti è molto difficile? Qui. Poi giriamo questo. Ho detto, giriamo questo. Zac. Tutto in circo. Ma se io faccio così? Non capisco. Qua no, perché mi sta antipatico. Ops, così. Così, anche se non credo che serva qualcosa, però lo svrencio per sicurezza. Servirà tanta di quella lava che neanche ve lo immaginate. La cosa dell'acqua la mettiamo qui. Sì, azzarola. Ti odio, creeper. Non ti ho dimenticato, sappilo. Voglio terra! Voglio cazzo di terra! Qua può spawnare qualcuno? Non voglio rotture di cazzo. Che facciamo? Oh, a meno che non mi diano patate. In quel caso li stimo. Perfetto, mettiamo l'acqua. Qua ci metteranno un bel po' a riempirsi. Anche se io ho un metodo per far riempire la... per come si dice, per aumentare la velocità di riempimento di questo il metodo è semplicissimo. L'energia che produciamo qua la mandiamo tramite delle energy tesseract al Nether, così che la pompa abbia molta più energia, perché redstone engine non fanno molta energia, fanno pochissima energia. E infatti, come vedete, finché non si riempiono tutti ci metteranno un pochino. Ma già, poi devo scavare. Facciamo adesso merda. Potrebbe essere un problema. A meno che... A meno che non faccio così. Davvero volevi prendermi per il culo? Lurido, lurincagno. Perfetto. Stavo dicendo, mettiamo l'acqua del suo accumulator. Scusate se ve lo sto facendo vedere, però mi sembrava giusto. Cioè, poi se non lo volete vedere basta che me lo dite. Ho fatto bene a fare altri di questi tubi, non ci sarebbero. Ah no, questi erano proprio finiti. Assolutamente no. Non ci siamo capiti. No, assolutamente. Devo salire di uno. E la torcia la mettiamo qui. Benissimo. Facciamo così. E poi facciamo... Tac. No, scusa. Sì. La cosa bella di questi tubi è che... Li puoi mettere come ti pare. Funzionano sempre. Ok, ora... Li lascio un po' riempire. Oddio. Il timer mi avvisa che è finito finito il tempo, ma noi aggiungiamo altri 5 minuti come al solito. Ops, ho droppato una torcia. Va bene, nel frattempo che si riempie. Adesso un cazzo qui sotto. Qua chiudiamo. Ok, dobbiamo essere arrivati. No, ce l'avamo quasi. Azzo, abbiamo proprio il collegamento qui. Questo sì che... Quindi possiamo fare così. Possiamo... Ma sì, ma sì, ma sì. Madonna, ma sì, ma... Quasi quasi lo faccio nascosto, tra virgolette. Cioè, qua posso chiudere innanzitutto. E qua posso fare tipo così. Faccio salire di uno, poi qua chiudo, sì, faccio così. Ora vi spiego. Allora, iniziamo da qui il collegamento. Giusto? Blu, quindi là devono essere rossi.
ci mettiamo la terra. Ok. Are you fucking kidding me? Così. Qua devo sbranciarli di rosso. Tutti. Tutti. Te non c'è bisogno di sbranciarti. In modo che possano far uscire l'energia appena li accenderò. Perfetto, qua si stanno già abbastanza riempendo. Tu no. Non so il perché, però tu no. Forse non te lo meriti. Non te lo meriti, schiavo. Però adesso vedo che è ben riempito, quindi mi chiedo se sia necessario lo sbranciamento che ho fatto. Vediamo un pochino. Questo è bloccato. Ops, ho sbagliato. Ah, fangala. Ok. Facciamo così, 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 così. Questo così. Questo così. Ora si svuoterà più di prima. Però è normale. Non posso pretendere di più. Quindi qua sbrancio. No, lascio tutto com'è, stop. Qua lascio lo stesso tutto com'è. Devo soltanto aggiungerli così. Benissimo. Ora questi sono riempiti di lava. L'acqua lo sta facendo ora. Qua vediamo se si sta riempendo. L'acqua sì, la lava no. Perché l'acqua sì, la lava no? Cos'è questa mafia? Ok, sì, 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 dai. Si sta riempendo. Qua mettiamo le leve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce ne servono di plus, ma non da prendere da casa. Ce ne servono. No, 1, 2, 3. Qui ce ne serve 1, 3, 4, 5, 6. 6 leve. Poi mettiamo l'Energy Tesseract e chiudo la puntata perché, mamma mia, sarà lunghissima come al solito. Vuoi dirmi che non ho leve? Le messe qua. Mettiamo l'ultima di qua, che ci serviva. E poi me la mettiamo degli altri 5, che sono qua. Ai 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 ai. Qua l'ho messo sotto, quindi facciamo così. Grazie Minecraft. No no, grazie. Questo potrebbe risultare un po' scomodo. A meno che non usi la mia magia. Lo faccio scendere di uno, mortale che poi non mi rompa il sebedaustris. Avete capito? Ok, 1, 2, 3, 4 e 5. Qua chiudiamo un pochino. Così. Perfetto, abbiamo messo le leve. Vediamo un pochino se si sono riempiti leggermente di lava. Sembrerebbe di sì. Ma possiamo anche accenderli volendo. Ora prima mettiamo questo, che è molto importante. Sand. Energia a casa. Ok. Già sbranciato di blu. E accendiamo il tutto. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No aspetta, ma quanti sono? No, 8, 9. Sì, sono 14. Il timer dice che mancano 35 secondi alla fine della puntata. In realtà si sbaglia perché ne mancavano già 35 secondi molto tempo fa. Peccato che ho aggiunto un sacco di minuti, che probabilmente sarà venuta una puntata da 2 ore e mezza. No, vabbè, non esageriamo però. Non esageriamo però, è così. Allora, vada nanna. E poi ci salutiamo, anzi iniziamo adesso. Io sono Spiga98. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete. Mi trovate sempre su Twitter, su Google Plus e sul mio sito spiegano98.x10.mx. Ora voglio controllare subito se c'è energia qui. Se tutto va bene, sembra di sì. Sì, l'energia sembra abbastanza. Perfetto.
vediamo un pochino come è messa la turtle e poi vi saluto. Sì, dovresti tipo correre. La troverò. A cui non sono Non si è ancora svuotata, ma vedo che funziona abbastanza bene. Quindi me ne torno a casa o magari resto. Oddio. Faccio così. E mi metto un po' in AFK. Ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao.